più preparate e più speciali anche umanamente. Quindi un uomo generosissimo e un grandissimo professionista da cui tutti avremmo dovuto imparare di più, avrebbero, secondo me, dovrebbe fare, veramente si dovrebbe celebrare, siccome dal vivo non gli è stata data sufficiente giustizia per quello che lui è stato capace di fare, ma lo dico da telespettatrice più che da professionista, perché eravamo conoscenti, una persona che quando ha potuto mi ha aiutato come ha aiutato tutti, perché la sua indole era di una grandissima generosità e di grandissimo professionista, era una persona di cui si fidavano tutte le persone che lui conosceva ed intervistava, perché era una persona innanzitutto straordinariamente per bene, prima ancora di essere qualsiasi altra cosa. Gianni sorrideva sempre, sì. Questo sorriso la lega a qualche ricordo anche piacevole? Beh, guardi, io ho avuto un'esperienza con Gianni meravigliosa e che io dico sempre, non me la dimenticherò mai, che mi lega per sempre al ricordo di Gianni. Ero a Venezia, stavo facendo un Telemonte Carlo, una trasmissione sul Festival di Venezia, e arrivavano gli ospiti random. Lui arrivò con Fabrizio Corallo e mi portò senza neanche una motivazione, cioè non c'era un motivo, non eravamo grandissimi amici, eravamo buonissimi conoscenti perché avevamo fatto insieme alcune trasmissioni, per generosità mi portò Martin Scorsese, che quell'anno veniva premiato col Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia, e me lo trovai sul palco, ma Gianni non voleva niente in cambio, cioè non è che voleva apparire lui, mi portò Scorsese e mi trovai Scorsese seduta lì improvvisamente. Io rimasi attonita un attimo, lo guardai sbalordita perché non ero preparata a un'intervista con un premio Oscar di quel livello. Lui in 5 secondi, in un orecchio, un tempo di pubblicità, mi suggerì tutte le domande più acute, intelligenti, inedite che si potevano immaginare, se ne andò, mi lasciò con Scorsese, io feci una figura meravigliosa che Scorsese mi guardava che pensava questa, e mi disse: però non hai fatto tutto da sola. Io mi girai e Gianni era già sparito, cioè non voleva nemmeno, cioè lui piaceva fare la generosità, era una persona generosa che amava il bello negli altri e quindi ogni volta che poteva aiutava qualcuno, e io per questo sono qui oggi, per dirgli grazie ancora di quel ricordo meraviglioso, perché lui era così con tutti, mi dicono. Purtroppo non l'ho conosciuto abbastanza bene per poter raccontare degli altri episodi personali, ma è una persona che tutti dobbiamo rispettare, apprezzare, e secondo me le Teche Rai dovrebbero aprirsi per fare un film su di lui e ricostruire la sua vita e la sua carriera e tutto ciò che ha fatto, perché tutto il mondo si fidava di lui, da Fidel Castro a Maradona, dicevano a Ivana Spagna, a come dire, dai cantanti, e ho visto oggi qua grandi rappresentanze del Libera, Don Ciotti, i partigiani, i cantanti, umili soubrette come me. Buongiorno.